Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Scusate, ma ho mal di gola, per cui sentirete la voce così, però non ci posso fare niente. Cercherò comunque di farvi il video. Allora, oggi vedremo quali sono le energie per la collettività in occasione della luna piena del 5 febbraio e è una luna nel segno del leone. La luna piena generalmente indica una fase di completamento, quindi un ciclo che si chiude per aprirne un altro. Il leone è un segno di fuoco ed è un segno che è coraggioso, è forte, è passionale, quindi vi potreste trovare nei giorni intorno alla luna piena a fare delle scelte che sono coraggiose, a mostrare il vostro lato più forte. Inoltre pretenderete il rispetto da parte degli altri, quindi magari in passato certe cose voi non le avreste mai dette oppure mai fatte, però in occasione di quei giorni vi potreste trovare a fare delle cose che sono particolarmente coraggiose e che vi spingono, insomma, ad essere anche più autentici a voi stessi. In questo video vedremo quali sono le energie che ruotano intorno alla luna piena, quindi iniziamo a vedere che cosa abbiamo in occasione della luna piena del 5 febbraio, cosa abbiamo in occasione della luna piena del 5 febbraio per la collettività. Quali messaggi ci sono? Allora, c'è la carta che parla della celebrazione delle proprie linee ereditarie e l'onore verso gli antenati. Questo è il numero 2 che potrebbe essere significativo per molti di voi, che mi fa pensare semplicemente al mese di febbraio. Quindi qualcosa a che fare con gli antenati, si può trattare anche di persone che sono passate oltre. Bisogna celebrare le proprie radici in questo caso, quindi qualcosa a che fare con le radici oppure a che fare con gli antenati. Avverto anche un certo senso di gratitudine che emerge in questa carta. Abbiamo poi la carta del numero 5 che parla di dare il benvenuto ad una visione chiara ed un'azione ispirata. Il numero 5 mi fa pensare anche al mese di maggio, quindi potrebbe essere rilevante il segno del toro, il segno dei gemelli. In questo caso il segno dell'acquario ed il segno dei pesci per il numero 2. E poi abbiamo il numero 39 che per alcuni potrebbe indicare qualcosa nello specifico, mi fa pensare anche al 3 settembre e al 9 marzo, quindi Vergine e Pesci. Questa carta dice siamo tutte sorelle, riflettiamo il divino l'una nelle altre. Quindi è importante essere a contatto con delle persone che sono allineate a voi, specialmente a livello spirituale, darsi una mano, essere in questo spirito di comunità con le persone con le quali vi sentite più in risonanza. Avverrà qualcosa che vi darà una visione più chiara, quindi penso che molti di voi durante questi giorni inizieranno ad avere delle idee più chiare riguardo delle questioni dove magari prima c'era della confusione e c'è un'azione ispirata. Quindi avete questa idea e poi sapete come procedere. Adesso vediamo di avere un altro messaggio. Cosa abbiamo in occasione della luna piena del 5 febbraio? Cosa abbiamo? Allora, ce la farai nell'ambito di una data situazione e riuscirai a raggiungere degli obiettivi. L'affermazione positiva che si può ripetere è: io realizzo sempre i miei obiettivi, lo spirito animale è l'ape. Questo è il momento di uscire dalla zona di comfort, devi fare delle cose diverse, stravolgere abitudini malsane. L'affermazione positiva è: io ho il coraggio di fare dei cambiamenti, spirito animale la cavalletta. Fondo del mazzo, in una certa situazione è meglio farsi una risata e ridicolizzare piuttosto che prendersela. L'affermazione positiva è: io mi focalizzo solo sul lato positivo delle cose, spirito animale la scimmia. Allora, ci sarà una data, situazione che si riuscirà praticamente a superare, quindi si riuscirà a fare qualcosa nello specifico, a raggiungere degli obiettivi. Bisogna essere positivi e pensare di riuscire sempre a realizzarli. È il momento di uscire dal comfort, quindi di fare delle cose che sono diverse e stravolgere anche abitudini che sentite essere malsane. In alcune situazioni occorre anche assumersi dei rischi, quindi fare delle cose che non si sa esattamente a cosa porteranno, però si è guidati da questa azione ispirata che si vuole fare, da questa chiara visione. E poi in alcune situazioni è meglio farsi una risata, cioè non vi arrabbiate,
nei confronti di qualcuno o nei riguardi di una situazione, prendetela a ridere perché ironizzare aiuta tantissimo in molte situazioni, specialmente con certa gente. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per la collettività in occasione della luna piena del 5 febbraio. Quali sono le energie intorno alla luna piena del 5 febbraio 2023 per la collettività? C'è la carta di determinazione e la carta di impegno. Io vedo che voi vi impegnerete riguardo qualcosa perché siete determinati a raggiungere dei risultati, quindi c'è qualcosa su cui voi volete puntare. Vedo tanta ambizione dietro e vedo che dietro quello ci metterete sforzo, impegno, energie. Si può trattare di lavoro, si può trattare di un obiettivo che voi avete e che volete conseguire. Adesso vediamo quali sono le ombre che vengono messe in risalto in occasione della luna piena del 5 febbraio, quali sono le ombre che vengono messe in risalto in occasione della luna piena. C'è la carta di pietoso e la carta di insicuro. Quindi emerge l'energia di qualcuno che vuole avere a tutti i costi compassione da parte degli altri, quindi ci potrebbe essere questa energia che è un po' bassa, un'energia un po' pietosa, che si potrebbe avvertire a livello collettivo, e poi c'è questa energia di insicurezza. Bisogna cercare invece di superare le insicurezze che si hanno ed essere delle persone che sono anche più forti, persone insomma che non si mettono in ginocchio, che riescono ad alzarsi in piedi o che non cercano per forza la compassione altrui, insomma. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per la collettività in occasione della luna piena del 5 febbraio. Vite passate, vedere una scena di una vita passata. Fondo del mazzo, offerta, ricevere un'offerta. Quindi si riceverà un'offerta durante questi giorni che sembra essere positiva e potrebbe essere connessa al vostro passato. Si può trattare di vite passate vere e proprie, o comunque anche del vostro passato in generale, quindi è qualcosa che è legato al vostro passato e che è in arrivo verso di voi, però si tratta di qualcosa di positivo a quanto pare. Le due cose possono essere anche non necessariamente legate, cioè nel senso potreste vedere una scena che appartiene ad una vita passata e voi non sapete perché vi è venuta in mente una certa cosa, ma perché è qualcosa che voi avete effettivamente sperimentato. Lo stesso può valere per alcuni ricordi del passato che riemergono improvvisamente in superficie e vedete una scena nella vostra testa. Il motivo per cui vedete quello è perché è connesso a qualcosa che è legato ad una situazione che state sperimentando, qualcosa che deve essere trattato. E poi c'è questa offerta che potreste ricevere. Qui c'è la carta di ignoto che dice esplora ciò che non conosci. Quindi potrebbe essere necessario essere in questa energia che è aperta a conoscere cose che sono nuove o a fare cose che sono appunto nuove. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per la collettività. Qual è il messaggio degli spiriti per la collettività in occasione della luna piena? Allora, veglio spesso su di te durante il sonno. E non lasciare che il passato ti condizioni, quindi non lasciatevi condizionare dal passato in generale durante questi giorni, non lasciate che le cose che vi sono accadute possano influenzare le vostre scelte di adesso. E poi c'è uno spirito, anche più di uno, che vegliano su di voi durante il sonno, potreste avvertire la loro presenza. E non so di chi si tratti, però a livello intuitivo potete capirlo nel vostro caso specifico. Adesso vediamo con i tarocchi. Allora, vediamo che cosa accadrà per la collettività in occasione della luna piena del 5 febbraio 2023. Cosa accadrà alla collettività? C'è la carta del 6 di denari. Cosa accadrà alla collettività in occasione della luna piena? La carta del 6 di coppe. Cosa accadrà alla collettività in occasione? La temperanza, l'appeso, cosa accadrà alla collettività in occasione della luna piena del 5 febbraio 2023, cosa accadrà alla collettività in occasione della luna piena, il folle, cosa accadrà alla collettività in occasione della luna piena, il 9 di coppe, cosa accadrà alla collettività. Allora, ne sono cadute tante insieme, preferisco prenderne una alla volta o al massimo due. Cosa accadrà alla collettività in occasione della luna piena?
la regina di coppe, cosa accadrà alla collettività in occasione della luna piena e la carta del 2 di coppe. Fondo del mazzo, asso di coppe, vedo energie che sono positive con questa luna. Allora, innanzitutto vedo che c'è il numero 6 che si ripete spesso. Il numero 6 potrebbe essere significativo per alcuni di voi per qualche motivo e mi fanno pensare al mese di giugno, gemelli cancro. Il numero 6 sta anche ad indicare, specialmente quando è ripetuto, che bisogna cercare di spostare la propria attenzione perché si potrebbe essere fuori equilibrio nel pensare a qualcosa nello specifico che vi fa sentire instabili. Quindi è necessario spostare l'attenzione su qualcosa che invece vi dà un senso di maggiore equilibrio. Allora, innanzitutto con il 6 di denari vedo che c'è qualcosa che ha a che fare con il dare oppure il ricevere. Quindi, per esempio, questo potrebbe concernere il fatto di dover dare qualcosa di materiale a qualcuno. Si può trattare di doni, si può trattare di pagamenti che devono essere fatti, oppure questo ha a che fare con il fatto di ricevere queste cose. Per altri potrebbe riguardare il bisogno di ritrovare un equilibrio nell'ambito di una situazione, di avere una reciprocità, un giusto scambio. Poi andremo a vedere esattamente di cosa si tratta. Però da come emerge questo è legato a qualcosa del vostro passato o a qualcosa verso il quale voi avete dei ricordi che sono positivi. In quella situazione c'è bisogno di avere pazienza perché vedo che c'è molta attesa. Questa situazione sembra essere connessa ad un rischio perché c'è bisogno di fare un gesto che non sapete esattamente come andrà, ma c'è voglia di farlo, di lanciarvi verso quello che voi desiderate e che vi sta a cuore. Abbiamo la presenza di un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. E vedo che si apre questa opportunità che è positiva, il rapporto ad una persona anche. Si può trattare di un rapporto che è lavorativo, si stringe un accordo con qualcuno, si firmano dei contratti, oppure ancora questo ha a che fare con una persona in ambito sentimentale. Vedo che c'è un'intesa, un nuovo inizio che praticamente si apre e che vi sta a cuore. A livello emotivo siete coinvolti, quindi vedo energie che sono positive, ma c'è bisogno di essere pazienti. Adesso vediamo perché c'è 6 di denari per la collettività, perché c'è 6 di denari, perché c'è 6 di denari, c'è la regina di spade e la carta del 6 di spade. Quindi abbiamo 666, questo veramente ha a che fare con il bisogno di spostare l'attenzione su qualcosa che vi faccia sentire maggiormente in equilibrio. Quindi cercate di essere obiettivi riguardo una situazione e di non lasciarvi prendere da ansie, paranoie, paure o da altro. Vedete le cose con obiettività. Qui abbiamo la presenza della regina di spade che è un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Quindi potreste operare di più da una prospettiva che è logica intorno a questi pagamenti oppure a qualcosa che deve essere dato, ricevuto o al bisogno di ripristinare un equilibrio nell'ambito di una situazione. C'è uno spostamento che è coinvolto, quindi per alcuni si può trattare del fatto che per ripristinare un equilibrio vi dovete distaccare, oppure potrebbe indicare semplicemente che voi dovete calmare la vostra mente e per poterlo fare, per poter ritrovare un equilibrio a livello mentale, dovete rilassarvi, non vi dovete stressare riguardo a una particolare circostanza. Vedete le cose da una prospettiva che è obiettiva. Vediamo perché c'è 6 di coppe, perché c'è 6 di coppe per la collettività in occasione della luna piena. C'è il 7 di denari e la carta del 3 di coppe. Quindi per alcuni questo ha a che fare con possibili investimenti che state facendo e state aspettando delle buone notizie al riguardo. E questo è legato a qualcosa verso il quale avete delle memorie che sono positive. Per altre persone questo ha a che fare con il fatto che siete nostalgici verso alcune persone e state aspettando il momento di riconnettervi con loro, di incontrarle, di socializzare. Quindi ripenserete magari a dei ricordi positivi e c'è questa attesa nel rivedersi, nel risentirsi. Si può trattare di amici, si può trattare di persone alle quali siete legate. Vediamo perché c'è la temperanza, perché c'è la temperanza per la collettività in occasione della luna piena, perché c'è la temperanza, perché c'è la temperanza, c'è il 3 di denari e la carta del 7 di bastoni. Allora, con qualcuno è necessario conciliare diversi punti di vista, perché
perché vedo che ci potrebbero essere intorno a degli accordi, delle tensioni, perché qualcuno vuole le cose secondo le sue condizioni e quindi è necessario conciliare le diverse prospettive che si hanno per arrivare a questa intesa, per arrivare a questa cooperazione. Quindi per alcuni ha a che fare con il lavoro, per altri ha a che fare con accordi, per altri ha a che fare con persone con le quali si è in amicizia o in amore. Quindi vedo che ci potrebbe essere un atteggiamento difensivo che si ha. Con la pazienza si può arrivare ad aggiustare le cose e a trovare l'equilibrio, quindi a trovare l'accordo praticamente con quella persona. Però da quello che vedo è che bisogna in qualche modo cercare di essere più aperti al compromesso affinché questi due diversi punti di vista si possano conciliare. Tra di voi c'è chi aspetta di fare pace con una persona, di trovare accordi, scendere a compromessi, far funzionare le cose. Con quella persona ci potrebbe essere stato un litigio, c'è questa energia di una persona che ha queste difese che sono alte, però state cercando di avere pazienza. Vediamo perché c'è l'appeso, perché c'è l'appeso per la collettività, la compassione, questo è contrario. Ed è il 6 di spada al contrario con la carta del sole. Molti di voi potrebbero avere un cambio di idee. Perché se prima avevate pensato di allontanarvi, adesso invece sembrate riconsiderare la cosa perché siete più felici nel rimanere in una particolare situazione, circostanza, rapporto, perché poi per ognuno è diverso. Quindi vedete l'aspetto positivo nel non fare un distacco. Un'altra cosa che vedo è che ci potrebbe essere una situazione che pare essere ferma, nel senso che non si muove. Bisogna però mantenere l'ottimismo ed essere positivi perché vedo che qualcosa richiede del tempo. Un'altra cosa è che qualcuno non è riuscito a distaccarsi, si può trattare di voi, si può trattare di una persona con la quale voi avete a che fare. Il motivo per cui non si è distaccato è appunto perché c'è una felicità che è connessa ad una circostanza, quindi le cose con una persona sono praticamente rimaste sospese. Adesso vediamo perché c'è il folle, perché c'è il folle per la collettività in occasione della luna piena del 5 febbraio, c'è il fante di denari e la carta del 3 di spade. Allora, in merito ad una notizia che a voi è sembrata negativa, io vedo che voi avete voglia di assumere un rischio, quindi potreste aver ricevuto una notizia che è negativa. Però da lì poi avete deciso di fare qualcosa di rischioso, perché non sapete esattamente come andrà. Un'altra cosa che vedo è che voi stessi potreste comunicare qualcosa che ferisce un'altra persona, però non ve ne frega niente, lo volete fare e basta. Per alcuni di voi vedo che qualcuno con il quale c'è stata una separazione di qualche tipo, e non per forza deve essere in ambito sentimentale, si potrebbe fare risentire. Potreste essere anche voi a farlo nei confronti di quella persona. Vediamo perché c'è il 9 di coppe, perché c'è il 9 di coppe per la collettività in occasione della luna piena. C'è la carta del carro e la carta del 5 di denari. Allora, vedo che ci sarà contentezza perché viene superata una fase difficile. E questa difficoltà potrebbe essere stata per alcuni a livello economico e materiale. Per altri si può trattare del fatto che si è avvertita freddezza nel rapporto con qualcuno o non ci si è sentiti apprezzati. Ad ogni modo vedo che quella fase viene superata e c'è un festeggiamento quasi, cioè c'è questa energia di soddisfazione. Alcuni di voi sono contenti che qualcuno se ne va ed è una persona con la quale c'è stata una forma di freddezza o una sensazione di abbandono, perché c'è il concetto dello spostamento che emerge. Allora, vediamo perché c'è la regina di coppe per la collettività in occasione del 5 febbraio. Perché c'è la regina di coppe? C'è la carta della morte e la carta del 10 di denari. C'è una trasformazione che si verificherà e che concerne qualcosa che riguarda il vostro benessere, la vostra casa o un rapporto di lunga durata. Cioè, vedo che in quella circostanza si verifica una forte trasformazione. Sotto c'è l'asso di bastoni. Andiamo a chiarire la morte. Perché c'è la morte? Perché c'è la morte?
perché c'è la morte, c'è il 2 di bastoni e la carta della regina di bastoni. Questo ha a che fare con delle scelte che sono fatte con coraggio e con sicurezza in se stessi. Abbiamo la presenza di un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Vedo che ci sono delle scelte che portano a trasformare radicalmente una situazione che riguarda qualcosa che per voi dà un senso di stabilità. Ma sono scelte coraggiose ed è una situazione che per voi a livello emotivo è importante perché vi coinvolge. Vediamo perché c'è il 2 di coppe. Perché c'è il 2 di coppe per la collettività. C'è la carta del 5 di coppe e la carta del 3 di bastoni. Allora, c'è un rapporto che sembra essere significativo, non per forza a che fare con l'amore, si può anche trattare di un rapporto di lavoro oppure di altro tipo, però vedo che legato a questo rapporto c'è un senso di attesa e un senso di dispiacere per qualche motivo, forse sensi di colpa. Qualcuno prova queste emozioni e ci potrebbe essere anche una certa distanza tra voi e quella persona. Voglio chiarire perché c'è 5 di coppe, perché c'è 5 di coppe, perché c'è 5 di coppe. La ruota, c'è un cambiamento che si verifica e c'è il giudizio. Qualcuno del passato si potrebbe da capo voler riavvicinare, c'è un cambiamento perché qualcuno ha dei sensi di colpa. Però si può anche trattare di voi che volete questo, per cui prendete come risuona nel vostro caso, ma io vedo l'energia di una persona che si sente in colpa per qualcosa, dispiaciuta, e intanto c'è questa attesa, c'è questa distanza. Per alcuni di voi ci potrebbe essere dispiacere intorno ad una decisione che è stata presa, perché quella decisione potrebbe avere provocato un cambiamento. Andiamo a vedere perché c'è la ruota, perché c'è la ruota, perché c'è la ruota, perché la ruota. Il sole ed il 2 di bastoni. Abbiamo visto prima i 2 di bastoni. Questo ha a che fare soprattutto con una decisione che qualcuno ha preso, cioè si può trattare di voi, si può trattare dell'altra persona. Magari voi eravate indecisi tra più percorsi. Attenzione perché vedo che ci vorrebbe essere il pentimento riguardo una scelta che potreste fare. Altrimenti questa è una persona verso di voi che si pente di avere preso un altro percorso e di essersi distaccata. Perché adesso questa persona vuole avere un'altra possibilità. Perché tutto questo ruota intorno comunque ad un rapporto con qualcuno. Però la percezione è che nel complesso queste energie siano positive. Soltanto che ci sono delle sfumature che sono dietro ciascuna energia e che sono particolari. Avverto che voi sarete contenti per qualcosa, ma c'è qualcun altro che soffre. Inoltre, nell'ambito di una situazione, questo è un altro messaggio, voi potreste vedere più il lato pessimistico piuttosto che il contrario. Quindi potreste essere in attesa dello sviluppo di una situazione e intanto pensare al peggio, quando invece dovete cercare di essere più ottimisti riguardo una scelta che avete fatto. Questo è quello che emerge, vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!